È venuto il signor Wiggins. Fatelo entrare. René. Costantino. Vedete? Lodi, obiezioni, accuse. È il successo. Ma insieme al successo, Dio mi ha dato i più grandi dolori. È morto mio padre in Francia e nessuno mi ha avvertito per timore di recarmi disturbo. Così mi ha scritto mio fratello. E anche Francine è morta. La luce dei miei occhi, per la quale ero venuto a vivere in questa casa insieme ad Elena. Ho vissuto poco, troppo poco con Francine. La scienza mi ha impedito di vivere. Ciascuno di noi ha la sua vocazione e deve viverla con fedeltà. Ogni cosa che abbiamo viene da Dio. È la sua mercede. Sì. Certo, continuerò a vivere e a pensare, ma adesso mi chiuderò gli occhi, mi turerò le orecchie, spegnerò i miei sensi. Desidero cancellare dai miei pensieri tutte le immagini delle cose corporee e di intrattenermi soltanto con me stesso e vivere chiuso nel mio intimo. E forse, scrutando dentro di me, riuscirò a placare a poco il dolore e la confusione di questi giorni. Proverò a me stesso che una cosa, un'anima che pensa, vuol dire che dubita, che afferma, che nega, che conosce poche cose e ne ignora molte, che ama, che odia, che vuole, che non vuole più, che ricorda, immagina e sente. Tenterò, nel dolore, di estendere la mia conoscenza. Considererò con cura se non posso ancora scoprire dentro di me qualche altra cosa che non abbia fino a questo momento ancora percepito. Io ho la sicurezza di essere una realtà che pensa. Ma da dove mi viene questa certezza?